Come cambia il ruolo dei comuni con il nuovo censimento? Beh, rispetto al censimento precedente, che avveniva una volta ogni 10 anni, adesso si stabilizza l'infrastruttura. Si deve organizzare un ufficio comunale di censimento che lavora per metà dell'anno alle operazioni sul campo e per l'altra metà dell'anno alla preparazione della tornata successiva, dell'anno successivo, e alla lavorazione e diffusione dei dati dell'anno precedente. Quindi è una produzione, se vogliamo, più industrializzata, soprattutto un'infrastruttura informativa che si consolida e che va a contribuire al patrimonio informativo complessivo del comune, che per un comune come il comune di Milano, che basa sulla gestione e sull'importanza del dato la propria attività di digitalizzazione, è una novità molto molto importante.